Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Stefania. In questo video vi mostro come ho realizzato i Sofia Cupcakes. Per la realizzazione di questa ricetta utilizzo il bimbi. Imposto il bimbi a 37 gradi, verso all'interno del boccale il 150 g di latte da lattosato e imposto 2 minuti a velocità 1. Aggiungo ora 120 g di burro del lattosato. . 80 g di zucchero semolato o anche zucchero di canna va benissimo. . Due uova intere. . Imposto 20 secondi a velocità 4. Unisco ora le farine. Io utilizzo 300 g di farina tipo 0, unita a 16 g di lievito per dolci e una bustina di vanillina. Può essere ovviamente utilizzata la farina Manitoba, oppure al posto della vanillina può essere utilizzato l'estratto di vaniglia. Infine aggiungo un pizzico di sale. Imposto il bimbi a velocità 5 per 15 secondi. Aggiungo una fiala di aroma a rum. E gocce di cioccolato quanto basta. Imposto l'inversione delle lame sempre per 15 secondi a velocità 5. Questo è il composto che ho ottenuto ed ora lo posso versare nei pirottini. Io utilizzo una teglia per muffin da 12 che rivesto con ogni singolo pirottino in carta e ovviamente poi vengono riempiti, come vedete, la posiziono sulla placca del forno e in più aggiungo una ciotolina con dell'acqua in modo che in cottura i miei cupcake e i miei muffin vengano più soffici. Per questa occasione ho realizzato 2 infornate di cupcake, quindi ora riprendo tutti gli ingredienti e ricomincio da capo. Per differenziare questi ultimi cupcake dai precedenti, non li aromatizzo con il rum e non inserisco le gocce di cioccolato e li differenzio ulteriormente utilizzando dei pirottini che ho trovato da Tiger. Nella confezione c'è il pirottino in cartoncino, molto simpatico, con tutti questi disegni, c'è l'arcobaleno, l'unicorno, eccetera. E poi ci sono anche i bastoncini che si possono appunto mettere sul cupcake a fine cottura. Verso il composto nuovo appena ottenuto all'interno dei pirottini per un terzo e metto un cucchiaino di Nutella fatta in casa, questa è quella mia, senza lattosio, di cui vi lascio il link nelle schede informative. Ricopro il tutto con il restante composto e inforno anche questa volta a 180 gradi circa per 20-25 minuti. Ovviamente fate sempre la prova a stecchino.
Ecco qua i miei primi cupcake, la prima infornata, e ora li dispongo su una gratella per lasciarli raffreddare. È pronta anche la seconda infornata e li lascio raffreddare su una gratella anche questi. Una volta che i muffin si sono ben raffreddati, posso decorarli con il frosting che ho realizzato, di cui vi lascio il link su nelle schede informative. Il mio video termina qui, spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un bel mi piace. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video. Per seguirmi sugli altri canali social trovate i link giù nell'info box. Ciao e alla prossima. Ah, dimenticavo, se avete domande da pormi, commentate il video e sarò felice di rispondervi. Ciao ciao!